Io sono Stefano Bargiacchi, trader professionista, e vi ricordo che le opinioni e i giudizi espressi in questa analisi sono personali e rivolti ad un pubblico vasto, generico, non individuato e non impegnano in alcun modo CMC Markets. Un saluto a tutti, io sono Stefano Bargiacchi, prof. Ste, e vi do il benvenuto a questo appuntamento con una registrazione che in qualche modo riassume la giornata di trading reale che si è tenuta lunedì scorso, il 24 gennaio, presso gli uffici di Milano di CMC Markets, che appunto si è fatta promotrice di questa iniziativa. Ufficio di Milano di CMC Markets in corso Venezia 5, dove tra l'altro si terrà anche il prossimo appuntamento. Prossimo appuntamento che abbiamo, dato il successo della prima, diciamo così, edizione, fissato sempre per un lunedì, sempre per un trading a mercati aperti e in particolare per la giornata di lunedì 7 febbraio, quindi imminentissimo. Lunedì 7 febbraio, quindi ancora per una giornata insieme, dalle 9 alle 18, tutta la giornata sui mercati, ancora presso gli uffici di CMC Markets a Milano e la loro sala corso in corso Venezia 5. Quindi in qualche modo abbiamo pensato bene, proprio per accontentare l'alto numero di richieste, di replicare a brevissimo termine la giornata di trading reale trascorsa insieme. Ci sarà ancora un collegamento video live per coloro che non potranno essere presenti a Milano, e per registrarsi andate sulla pagina di CMC Markets dedicata ai seminari, raggiungibile all'indirizzo www.cncmarkets.it/seminari. Detto tutto questo, vediamo un pochino che cosa è accaduto lunedì scorso dal punto di vista operativo. Tra l'altro, e per chi era presente, voglio mostrare la posizione che avevamo lasciato aperta sul DAX. Avevamo una posizione long di un DAX per un controvalore di 7.000 euro circa, che avevamo appunto aperto intorno ai 7.059, e che con il mercato in questo momento, e il momento è quello di mercoledì 26 alle 11.08, ecco, vede il mercato, il DAX, essere a 7.142. E quindi la posizione ho deciso di mantenerla aperta e non chiuderla, proprio per il fatto che è proseguita positivamente. Avevamo un'altra posizione in guadagno sull'Eurostoxx, dove avevamo fissato uno stop loss che nella giornata di ieri è scattato, ma anche quella avevamo tenuto aperta, e a stop loss scattato comunque avevamo intascato una piccola performance positiva. Ma al di là dei risultati, al di là dei numeri, e ripeto, lunedì 7 febbraio insieme vedremo ancora di fare trading insieme per una giornata con una caratteristica fortemente operativa come quella di settimana scorsa, come quella di lunedì scorso. Ecco, vediamo adesso insieme un pochino di riassumere quello che è accaduto proprio nella giornata trascorsa insieme lunedì scorso. Abbiamo lavorato prevalentemente su Eurostoxx e DAX. Lo schema che abbiamo ottenuto è quello che vedete, cioè incolonnati i diversi future, quindi Eurostoxx 50, DAX, sotto i grafici giornalieri, sopra quelli intraday, ripeto anche qui sotto per il DAX, cioè grafico giornaliero, sopra quello intraday, e ancora S&P 500 giornaliero e intraday, Nasdaq giornaliero e intraday, per una operatività dove, come sapete, gli indici americani si tengono maggiormente presenti nel pomeriggio. Ecco, diciamo che la giornata dal punto di vista didattico è stata veramente molto interessante. Focalizziamoci un attimo sull'Eurostoxx, perché lo ricorderete, è accaduto in maniera molto semplice che l'Eurostoxx ci mostrasse, andiamo ad allargare l'Eurostoxx, una giornata assolutamente interessante dal, ripeto, punto di vista operativo. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Era lunedì 24, quindi eravamo in questa porzione di grafico. C'è stata un'apertura rialzista
pienamente compresa entro i massimi e i minimi del giorno prima, che vedete ancora qui tracciati, quindi entro i massimi e i minimi del venerdì 21. Venerdì 21, dove peraltro, elemento importantissimo, l'Eurostoxx aveva per la prima volta dopo tanto tempo rivisitato i 3.000 di indice Eurostoxx e Future, cosa che quindi ha innescato nella stessa giornata di venerdì un forte ritracciamento con un successivo parziale recupero, ritornato, parlo del recupero in auge il lunedì mattina, con un gap rialzista che però non ha portato il mercato oltre i massimi del giorno prima. Che cosa abbiamo fatto poi? In maniera molto semplice abbiamo, e questa è stata la prima operazione della giornata, come da metodo Profit, e ricordo a tutti coloro che in qualche modo non conoscono questo metodo, che sul sito raggiungibile cercando su Google Profit, quindi in maniera molto semplice su Google cercate Profit, il primo risultato è questo, e all'interno del sito trovate tutti gli elementi di teoria necessari a ben comprendere l'operatività che poi insieme il lunedì 7 febbraio faremo, e con un appuntamento appunto mensile dagli uffici di CMC Markets qui a Milano in Corso Venezia 5. Per chi quindi non conoscesse il metodo, si può partire da questa barra laterale del sito dove ci sono tutte le indicazioni e tutto il materiale didattico gratuito che vi permette di seguire e di prepararvi sul metodo Profit, che poi insieme applicheremo. Metodo che appunto quella mattina, lunedì mattina, imponeva di, a fronte di un gap, in questo caso rialzista, ben compreso entro i limiti del giorno prima, e quindi in un'operatività tipicamente swing o non direzionale, di vendere immediatamente, cosa che abbiamo fatto all'incirca su questa barra, e di porre come target il prezzo di chiusura del giorno prima, cosa che abbiamo fatto come prima operazione. Poi nel corso della giornata c'è stata una situazione particolare e sicuramente interessante, perché si è avuta una piccola divergenza. Che cos'è accaduto? Lo andiamo a vedere. Ecco, il DAX, molto interessante dal punto di vista didattico, ci aveva portati ad una, lo vediamo qui, un attimo che sistemo i grafici, ci aveva portati ad un mutamento di strategia dovuto ad un mutamento di ambiente, poiché andiamo un attimo a vedere il DAX, ecco, lo vediamo bene qui, chiedo scusa per, ok, ecco, vediamolo meglio qui, giorno 24, vedete che il DAX ci ha posto davanti un ambiente di trading sicuramente molto molto competitivo. Che cosa è successo? C'è stata una discesa sotto i minimi di venerdì che ha tramutato l'ambiente in momentum verso il basso, salvo poi esserci stato un rientro nei limiti di venerdì che ha trasformato l'ambiente per quanto riguarda il DAX e per quanto riguarda appunto l'indice, il solo indice tedesco, in un momento verso l'alto. Poi durante l'ora di pranzo c'è stato un riattraversamento di questo confine del minimo del giorno precedente, avvenuto più volte, e tornati alle 14 ora italiana sui mercati per seguire l'apertura statunitense, abbiamo osservato come il DAX fosse ormai stabilmente rientrato nel limite del giorno prima. Quindi che cos'è successo? In buona sostanza avevamo un Eurostoxx e anche gli indici americani che non avevano penetrato i minimi di venerdì, cioè della giornata precedente, e quindi avevano ancora un ambiente pienamente swing. Solo e soltanto il DAX, che quel giorno sottoperformava, ha attraversato più volte i minimi del giorno prima, andando a porsi in un ambiente di tipo momentum, di volta in volta verso il basso o verso l'alto. Abbiamo preso uno stop loss sullo short effettuato nel momento in cui il DAX ha penetrato al ribasso i minimi del giorno precedente. Poi nel pomeriggio, dopo i due trade che chi sarà presente il lunedì 7 febbraio avrà modo di vedere insieme a me, i due piccoli scalp che operiamo all'apertura dei mercati americani nelle giornate tipicamente swing, uno dei quali non abbiamo fatto in tempo materialmente, il mercato era molto veloce, a porre in essere, l'abbiamo solo seguito dal punto di vista teorico, l'altro invece che abbiamo realizzato, ci hanno dato comunque
un buon profitto, anche se piccolo, ma molto veloce e in un certo senso con bassa probabilità di insuccesso, quindi elevata probabilità di successo, in questo senso un ottimo trade, è un ottimo esempio di operatività dal punto di vista dell'operatività più stretta che avete avuto appunto modo di seguire, ma a parte appunto questi piccoli scalp effettuati, l'operazione che ha regnato, diciamo, per tutto il pomeriggio è stato il long contemporaneo su Eurostoxx e DAX, che appunto una volta che il DAX era stabilmente rientrato nel limite del giorno prima e che l'Eurostoxx, così come gli indici americani, non erano mai usciti dal limite del giorno prima, ci ha imposto di entrare long e di avere un'operazione che alla fine della giornata era in positivo sia per l'Eurostoxx sia per il DAX. Questo ci ha imposto di innalzare lo stop loss per entrambi oltre il livello di entrata e quindi per entrambe le posizioni su Stoxx e DAX, posizioni long, mettere sicuramente in banca, lasciatemi dire, o al sicuro un profitto, perché ripeto la giornata si era conclusa alle 5, 5 e mezza chiusura dei mercati cash europei. Con le due posizioni entrambe in buona positività, abbiamo innalzato lo stop loss per entrambe in modo da assicurare il profitto maturato fino a quel momento. Poi, nella giornata di ieri, io avevo lasciato le posizioni aperte overnight, ieri martedì c'è stato un piccolo retracciamento, soprattutto dell'Eurostoxx, che è andato a testare i minimi del giorno prima in area 2952, quindi lo vediamo anche qui, e quindi questo ha portato a far scattare lo stop loss e ad uscire dalla posizione long sull'Eurostoxx pur assicurando il profitto realizzato, mentre il DAX che in questi giorni sta sovraperformando, soprattutto ieri e oggi, oggi mercoledì, infatti vi sto parlando a mercato aperti, Eurostoxx e gli altri indici europei, ecco che il DAX vede il long, e lo abbiamo visto all'inizio, ancora presente in portafoglio con un buon margine di profitto. Concludiamo questa parentesi in che modo? Andando insieme a, diciamo così, se volete, modificare in modo da poter seguire bene l'operatività che abbiamo messo in piedi appunto nella giornata di lunedì, andando a modificare lo stop loss sul DAX e andando a inserire uno stop che sul DAX, vediamo se riusciamo a farlo insieme, vado a porre al di sotto del massimo proprio di venerdì scorso, che questa mattina, mercoledì, ha superato con una buona decisione. Allora andiamo a vedere un pochino se riusciamo a inserire quest'ordine. Un attimo che devo vedere la finestra dell'ordine, ah, eccola qua sotto, chiedo scusa. Allora, mettiamo un ordine di tipo, siamo long sul DAX di vendita, quindi di quantità 1, a che prezzo? Il prezzo è quello dei massimi, lo ripeto, di venerdì scorso che questa mattina ha superato con una buona decisione, quindi andiamo a mettere uno stop. Ai 7.120 sono i massimi di venerdì scorso, mettiamo uno stop a 7.119, facciamo 7.118 per lasciare un pochino di margine a questa posizione long che è, lo ripeto, in buon profitto, quindi ripeto, andiamo a inserire ancora su quel trade di lunedì scorso uno stop che mettiamo a 7.118. 18 sul DAX, ordine stop, vendo, speriamo un clic solo in modo da evitare di avere la conferma, come abbiamo ben spiegato settimana scorsa, ecco qui lo stop inserito sul DAX, quindi rimaniamo, tanto per proseguire il discorso, long sul DAX, dal valore 7.059, attualmente il DAX è a 7.140, e lo stop loss, o meglio il trailing stop, a questo punto per assicurare i profitti, l'ho posto al di sotto dei 7.120 massimo di venerdì scorso. Tengo aperta questa posizione
e nelle prossime giornate avrò modo anche nella nostra video analisi settimanale di aggiornarvi sull'esito della stessa. Questo quanto accaduto nella giornata di lunedì scorso, appuntamento sia sul sito Profè per la video analisi settimanale, tutti i contenuti e presso gli uffici di CMC Markets per lunedì 7 febbraio per un'altra giornata insieme. Di nuovo grazie a tutti quelli che hanno partecipato e a quelli che parteciperanno alla prossima edizione. Un saluto a tutti e a presto da Stefano Bargiacchi.